È stata presentata ieri 15 aprile in giunta al Comune di Napoli la 12ª edizione del Pizza Village, che si svolgerà a Napoli dal 14 al 23 giugno, alla Mostra d'Oltremare. Il Pizza Village è ormai un evento collaudato ed è uno degli appuntamenti più attesi in città per i napoletani, ma che vede anche la partecipazione di molti turisti. Un format vincente, insomma. Gli organizzatori della società Oramata Grandi Eventi hanno presentato il futuro del format che sarà di nuovo anche a Milano e in un'importante capitale europea, come ha ricordato in conferenza il CEO e co-founder Claudio Sibillo, che ha sottolineato l'importanza dei partner come Mulino Caputo e Coca-Cola, che ha deciso di puntare quest'anno sul Pizza Village anche con una campagna in tutta Europa. Passata la parola alla radio ufficiale dell'evento RTL 102.5, che trasformerà tutte le emozioni del Pizza Village, come sottolineato dalla sua delegazione, comprese quelle dell'Italia agli europei. Ma sentiamo dalle loro parole che cosa hanno detto. Anche per quanto riguarda gli europei, non dimentichiamo che giocherà l'Italia in alcuni giorni, in alcune serate, quindi per chi è interessato al calcio, vuole mangiare la pizza e vuole ascoltare la musica, vuole stare insieme a noi, c'è tutto, gli ingredienti perfetti ci sono, perché avremo tutti i nostri conduttori di RTL 102.5, i nostri programmi, siamo felici di tornare qui. È stato poi chiamato ad intervenire Carmine Caputo, che ha ricordato quanto sia importante il ruolo del pizzaiolo, una volta snobbato rispetto allo chef, ma che oggi sta raggiungendo al pari la stessa professionalità, facendo una distinzione, ma sentiamola simpaticamente dalle sue parole. 21 anni fa, 7 aprile 2003, un visionario persona e un visionario azienda che saremo noi, capimmo l'importanza del pizza, tra virgolette, iuolo, che è una cosa che io dissi al telegiornale dell'epoca, tra i due, e loro dissi il pizza iuolo è napoletano, pizza iuolo, il pizza iuolo è italiano. Speciale dedicato alla figura del, diciamo, del patrone di questa categoria. Grazie a tutti. Quando la parola è stata data a Michele Vincitorio, Senior Marketing Manager Coca-Cola Italia, ha dichiarato a nome dell'azienda di essere davvero emozionati per il nuovo coinvolgimento, questa volta nella veste di title sponsor dell'evento, che rappresenta un momento speciale di condivisione e del connubio vincente Pizza Coca-Cola. Le figure istituzionali presenti alla conferenza, quali Teresa Armato, assessore al turismo, ha sottolineato che quando gli stranieri arrivano a Napoli, una delle prime cose che chiedono è la pizza, elemento che identifica la nostra tradizione culinaria e proprio per la sua versatilità riesce ad essere sia un alimento da consumare al volo che un'occasione di aggregazione. Apparso chiaramente molto orgoglioso il sindaco Gaetano Manfredi, entusiasta del percorso dell'evento, ponendo l'attenzione sul fatto che portare questo format a Milano e nelle varie capitali europee significa portare Napoli, l'impresa napoletana, in ambito internazionale. Questo ci dà grande soddisfazione per una città come la nostra, che ha una dimensione internazionale che può assolutamente vincere nel mondo. Un evento molto atteso perché naturalmente elogia, promuove, racconta l'alimento più noto della nostra città, che è la pizza. Molto atteso perché unisce degustazioni, ovviamente insomma la conoscenza di questo alimento, a musica, a spettacoli, e quindi diventa un'attrattiva per tutti, sia per chi è appassionato di pizza, ma anche perché per le tante famiglie che l'anno scorso abbiamo visto essere numerose nella Mostra d'Oltremare proprio per trascorrere con i figli, con i bambini, un momento di gioia e di conoscenza di questo prodotto importante. È anche un modo per valorizzare la Mostra d'Oltremare, che noi vogliamo sempre di più come ente fieristico, ed è un modo, come diceva lei, per attrarre i turisti. Noi stiamo vivendo un altro anno record di presenze turistiche. Dopo la Pasqua abbiamo avuto in questo weekend decine di migliaia di persone presenti nella nostra città, presenti perché Napoli ha un appeal molto forte, non c'è più un fenomeno scudetto, altro. Adesso c'è proprio l'effetto Napoli. Abbiamo fatto questo esperimento lo scorso anno del Pizza Village alla Mostra d'Oltremare, che dal mio punto di vista ha funzionato molto bene. È un grande evento che trova nella cornice la Mostra d'Oltremare, dal mio punto di vista, la sua location ideale, per gli spazi, per la possibilità di realizzare tante iniziative collaterali che valorizzano una delle grandi icone della nostra città, che è la pizza.
Ovviamente noi sosteniamo questa iniziativa alla Mostra Oltremare, rafforzeremo anche la sinergia con gli altri eventi che ci saranno in quei giorni, perché abbiamo un concerto a San Paolo, quindi organizzeremo anche i trasporti per favorire ovviamente la mobilità da e verso Curigrotta, e chiaramente insomma, è un evento che fa parte della nostra programmazione, viene da me annunciato con grande anticipo. Grande entusiasmo anche nelle parole della consigliera dell'ente turistico Mostra d'Oltremare, Maria Caputo, in attesa con grande grinta per l'inizio dell'evento. Grazie Fabrizio, buongiorno a tutti. Noi siamo veramente ben felici di rinnovare questa partnership con Romata per il Pizza Village in Mostra. L'anno scorso è stato il primo anno, in cui ci siamo conosciuti, abbiamo testato l'evento all'interno della Mostra d'Oltremare e il risultato è stato ottimo. Ci prepariamo a questo più 20%. La conferenza è terminata con la distribuzione delle maglie che indosseranno tutti i pizzaioli che parteciperanno all'evento Pizza Village e tra i sorrisi e buoni auspici di tutti i presenti.